direttamente dal Deutsche Hallen di Berlino, i Flying Hassel. Questo numero dei Flying Hassel è stato giudicato dalla critica come l'assoluta novità del 1989 per l'inventiva e la temerarietà dei due artisti. Guardiamoli insieme. Adesso fate molta attenzione, è un momento particolarmente difficile. I Flying Hassel dovranno passare dall'interno all'esterno del loro attrezzo per una passeggiata ricca di suspense. Voglio sottolineare che questo esercizio è completamente privo di protezione, di qualsiasi genere di protezione. Non c'è la rete e non ci sono neanche i cavi di sicurezza. Molto bravi questi Flying Hassel. C'è male, in equilibrio sulla testa. E allora, signori, Galeazzi dovrà compiere un intero giro della ruota ad occhi bendati. State molto attenti, David Hassel dovrà eseguire questo passaggio, e cioè il passaggio esterno ad occhi bendati. David Hassel. E ce la fa, molto bravo. Bravo. Cercano l'incitamento del pubblico per questo finale davvero a mozzafiato. La ruota comincia a girare sempre più velocemente. Davvero spericolati, i Flying Hassel. Questo numero dimostra ancora una volta come la magia del circo renda possibile qualunque cosa. Anche trasformare in puro divertimento la maestria e l'abilità di un artista.
notare che la fune elastica non è mai situata a grandi altezze. Perché? Ma perché è molto più difficile rimanere in equilibrio sulla fune elastica che sulla fune rigida. Claudio, dai che ce la fai. Ricordo che questa disciplina è sicuramente una delle più difficili del circo. Questo esercizio, niente male davvero. Adesso fate molta attenzione perché Claudio dovrà fare un salto mortale ed arrivare in piedi sulla fune. E ce la fa! Claudio e Katia Zavatta.